Il mastro oleario è una figura, a mio parere, destinata a essere cardine anche di un auspicabile futuro sviluppo dell'intera filiera. Ritengo che qua va ripresa un po' tutta la tradizione, che è tutta italiana e particolarmente pugliese. Il nostro mastro oleario è quello che ci dava fiducia, ci informava, dava informazioni immediate sulla provenienza del prodotto, sulle partite, sul fondo oleario. E nessuno più di lui oggi può rimarcare questa nostra provenienza tutta italica, di dare all'olio quel valore che ovviamente ha sempre avuto nei secoli e che a mio parere è destinato ancora ad averne, sia in termini di salute, sia in termini appunto di gusto. Il mastro oleario va a recuperare un gap di ignoranza, ahimè. Pur essendo la patria dell'olio, pur essendo impregnati anche dal punto di vista estetico, del paesaggio, di questo straordinario prodotto della terra, dobbiamo lamentare a livello di consumo di massa una scarsa conoscenza. Il mastro oleario può sicuramente fungere da recupero di informazioni, di recupero di formazione e recupero anche di quella dignità che noi dobbiamo riconoscere al prodotto olio. È chiaro, il mastro oleario andrà formato, rappresenterà una nuova frontiera per i giovani. Ritengo che questo possa essere qualcosa di straordinario. Qui le scuole agrarie possono avere un ruolo, a mio parere, determinante, e qui si gioca tutta la sfida e tutta la partita. Le scuole agrarie devono fare un salto di qualità. Siamo nelle condizioni, anche per quanto riguarda appunto il livello di competenze da trasferire ai giovani, in modo che essi siano quanto più formati e in grado di affrontare le sfide del mercato, che appunto sono quelle che riguardano salute e sicurezza alimentare.